In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni, Sancte Spiritus, repletorum corda fidelium, et tui amoris finis in me accende. Emitte, Spiritum tuum, et creabuntur, et renovabis facem terre. Oremus. Deus qui corda fidelium, Sancte Spiritus, illustrazione loquisti, da nobis signore in spirito recta sapere, et Deo semper consolazione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Maria, sedes sapientiae, ora pro nobis. Sancte Ioannes, et ora pro nobis. Carissimi fratelli, mi è stato chiesto di fare alcune riflessioni sui segni che ci possono aiutare a riconoscere una vocazione sacerdotale o una vocazione di speciale consacrazione al Signore. Se ho ben capito, quello che mi hai chiesto è la risposta a questa domanda: come faccio a capire se il Signore mi chiama a essere sacerdote, a essere religioso, a essere religiosa? Quali sono i segni di questa vocazione? Allora, per rispondere a questa domanda, la prima cosa che dobbiamo mettere a fuoco è che grado di certezza io pretendo di avere circa questa conoscenza. Allora, il Signore, quando nasciamo, non abbiamo attaccato al pollice il bigliettino con la nostra destinazione, è come nei vecchi pacchi postali. Cioè, quando nasciamo nudi, non abbiamo attaccato al pollice il biglietto prete, sposato, suora, coniugato, e quindi in qualche maniera dobbiamo scoprirlo nella nostra vita. E in questa scoperta dobbiamo però stare attenti a due eccessi. Un eccesso che possiamo chiamare razionalista e un eccesso fideista. Questi sono i due corni dell'errore che è tipico anche del modernismo. Sono due aspetti apparentemente opposti e che però, diciamo, contrastano entrambi contro la retta ragione. Allora, il razionalismo è che quello che pretende di risolvere il mistero, risolvere un qualche cosa che è più grande di noi, e pretende, considera valide soltanto le dimostrazioni che ci portano una conoscenza necessaria. E noi non potremo mai avere una conoscenza necessaria analoga a quella, per esempio, delle conoscenze matematiche del teorema di Pitagora. È una conoscenza che il Signore ci vuole sacerdoti o consacrati. D'altra parte, l'altro errore è il fideismo, cioè se il Signore ci chiama a farci sacerdoti o religiosi o consacrarci in qualche maniera, non richiede soltanto un abbandono della volontà senza una qualche ragione. E questo è importante, cioè guai al fideismo, guai credo qui absurdum, evitiamo questi eccessi, cioè credo perché voglio credere. Vedete, questo è il fideismo, è in qualche maniera la premessa dell'indifferentismo, perché diciamo, se le ragioni sono, se la nostra fede dipende soltanto dalla volontà senza nessuna ragione, se le ragioni, come diceva Lutero, come dicevano i protestanti, le ragioni della nostra fede sono un qualche cosa che inquina la purezza della fede anziché essere un aiuto, allora capite che non si può pretendere neppure di convincere qualcheduno, perché le ragioni vanno bandite. E quindi il fideismo è un po' la premessa dell'indifferentismo. Allora, quindi anche qui, diciamo, per quanto riguarda la vocazione, allora non avremo mai la dimostrazione che siamo chiamati dal Signore a essere sacerdoti, ma nello stesso tempo non dobbiamo cercare di entrare in seminario, in un monastero o in un istituto religioso unicamente perché sentiamo, perché ce lo sentiamo, perché è un vago sentimento che non è aiutato da solide ragioni. Allora,
vediamo che la conoscenza è, è la risposta alla nostra vocazione di speciale consecrazione, dipende, dunque allora, risiede nell'intelletto, cioè deve essere una conoscenza, ci devono essere delle ragioni, però queste ragioni non sono così necessarie da obbligarci a una scelta. Quindi ci vuole l'intelligenza e ci vuole il cuore, ci vuole la generosità, la buona volontà di donarci, di abbandonarci al Signore, e l'argomento persuasivo in ultima analisi è il nostro Signore stesso, Gesù Cristo, il nostro Signore Salvatore, che ci dice se uno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prende la sua croce e mi segua. E adesso vediamo, dopo questa premessa che mi sembra importante, fondamentale, basilare, vediamo ora che cos'è la vocazione, cosa intendiamo per vocazione. E prendo per capire, per cercare di capire un po' questo concetto, considero il termine chiamare, il verbo chiamare, che è, perché vocare vuol dire chiamare, nella lettera ai Romani, dove è usato questo verbo, nella lettera ai Romani, usato in quattro contesti diversi, e in un quinto ulteriore. E allora la prima vocazione è la vocazione all'essere, ed è la creazione stessa. Cioè, noi siamo chiamati all'essere da Dio, e che avrebbe potuto non crearci, ma si è chiamati all'essere. Romani 4,17, Dio chiama all'essere le cose che non sono. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che allora in qualche maniera virtualmente in Dio noi ci siamo sempre stati, perché il Signore non è che prima non ci ha pensato, poi ci ha pensato e dice Geremia ti ho amato di amore eterno, nel libro del profeta Geremia. Quindi il Signore in qualche maniera ci ha conosciuto dall'eternità, però ci ha chiamati all'essere nel tempo. Quindi Dio chiama all'essere le cose che non sono ancora nel tempo. Cioè, perché cose? Perché noi siamo in Dio. E quindi la nostra storia, la storia della nostra vocazione è nell'eternità, radicata nell'eternità. E a un certo punto noi siamo chiamati nel tempo e prima di tutto siamo chiamati ad essere. Poi Romani 1,5 e noi siamo chiamati alla fede. Vedete anche questo, che la fede è un dono. Allora pensiamo quando passiamo ormai nelle città che sono delle kashbe, che sembrano a volte le nostre periferie, le stazioni, sembra di essere più alla Mecca che a Milano, Torino, Bologna, Firenze. Allora che quando vediamo queste persone, questo nostro prossimo che singolarmente dobbiamo amare, per il quale Gesù Cristo è morto, e a un certo punto vediamo e capiamo dal loro vestito che questi non sono battezzati, noi abbiamo ricevuto il santo battesimo, e pensiamo bene, ma perché io sono stato battezzato e loro no? E perché questo? Ero migliore io di questo che arriva da questi paesi, anche per, magari anche per invaderci, anche per, con cattive intenzioni, però io, oppure perché portato dalle disavventure della sua vita, io mi ritrovo a essere battezzato e questo fratello no, ma perché? Io sono nato in una famiglia dove ho avuto la mamma che mi ha insegnato il segno della croce, che mi ha portato al battesimo, e questo no. Per quale motivo? Perché ero migliore? No, perché io devo fare fruttare questa fede, devo questo talento e lo devo investire, e non lo posso sotterrare, Terzo aspetto è noi siamo chiamati alla giustificazione. Chiamerò, dice Romani 9,25, chiamerò mio popolo quello che non era mio popolo e mia diletta quello che non era mia diletta. Il Signore, quando c'è la giustificazione, è una creazione nuova.
dice San Giovanni, parla dei fedeli, quelli che ascoltano la parola di Dio. Gesù dice, applica il Salmo, fa l'esegesi del Salmo, io ho detto voi siete dei. Allora, e questa chiamata alla grazia, dopo il peccato originale, è la giustificazione mediante la quale l'uomo da ingiusto diventa giusto, da nemico e amico. E questa non è, come diceva Lutero, un'imputazione estrinseca dei meriti, cioè il Signore non mette un velo su un cadavere, ma il Signore veramente ci chiama, cioè come dice sempre San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, è una creazione nuova. E quindi questa è, diciamo, il terzo uso del verbo chiamare. Poi Romani 1:1, Paolo apostolo per vocazione, kletos apostolos, allora Paolo chiamato apostolo. Allora vedete, questa parto da lontano perché vedete la vocazione alla particolare consacrazione si fonda sulla creazione, sulla nostra redenzione, sull'invito all'apostolato, eccetera, eccetera. E quindi, non è un qualche cosa che è a parte rispetto a un progetto che comincia nell'eternità di Dio. Allora, cosa vuol dire che a Paolo chiamato apostolo? Che, vedete, nel momento in cui noi siamo creati, chiamati alla fede, giustificati, da ingiusti chiamati giusti, da nemici amici, come dice il Sacrosanto Consiglio di Trento, decreto sulla giustificazione, 13 gennaio 1547, l'uomo da ingiusto diventa giusto, da nemico amico ed erede secondo le promesse della vita eterna. Siamo nel momento in cui l'uomo è giustificato, che è chiamato da non amata ad amata, da non amata a mio compiacimento, in cui l'uomo è giustificato, nello stesso tempo è chiamato ad essere apostolo. Cioè il Signore non dice adesso ti ho perdonato e adesso stai buono. Mi ricordo mia mamma da bambino, quando mi sporcavo, andavo a giocare, la mamma mi lavava, poi a un certo punto diceva adesso stai buono, adesso stai fermo lì, non andare più in giro. Il Signore non ci dice, dopo che ci siamo sporcati, che ci ha lavato col suo sangue prezioso, non ci dice adesso stai fermo, ma ci dice adesso va, cioè la chiamata, la giustificazione è come una medaglia che ha un rovescio, che è la chiamata all'apostolato. La chiamata all'apostolato. Allora il Signore ci invita a seguirlo, e a diffondere, annunciate il mio nome a tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora qui vorrei a questo punto leggere un brano degli esercizi di Sant'Ignazio di Loyola, La chiamata del re. E dove nostro Signore che dice è mia volontà conquistare tutto il mondo e tutti i nemici e così entrare nella gloria del Padre mio. Pertanto chi vorrà venire con me dovrà faticare con me, perché seguendomi nella pena mi segua anche nella gloria. E allora vedete, a cominciare dalla creazione, anzi dall'eternità, dall'amore eterno di Dio, la creazione, la chiamata alla fede, la giustificazione, la chiamata all'apostolato, questa chiamata è, qual è lo sviluppo e in che cosa consiste seguire Gesù Cristo, dove? Cioè, senz'altro al Calvario. Ma il Calvario è un mezzo, non è il fine ultimo, oltre alla resurrezione, che poi vedremo. La chiamata di Gesù Cristo è perché Gesù Cristo è morto sulla croce per conquistare il mondo,
per strappare il mondo al potere del demonio. Per, ecco, vedete, cari fratelli, quello che manca oggi, conquistare il mondo a Cristo, è quello, quest'idea che manca. Gesù Cristo non ha detto il mio ideale è rispettare le religioni di tutte, voglio ugualmente quelle false e quelle vere. Dio mi perdoni, se devo ripetere queste cose. È mia volontà che ci siano tutte le religioni vere e false. Gesù non ha detto questo, è mia volontà conquistare tutto il mondo. Perché vuol dire conquistare a chi? Strappare il mondo al demonio, trasferirsi dal potere delle tenebre nel regno del figlio di letto. E questa, vedete, la chiamata. Questa è la chiamata. E allora dobbiamo seguire Gesù Cristo, rispondere a Gesù Cristo in questo. Ecco, allora a questo punto vedete, su questa chiamata a cui dobbiamo rispondere generosamente, cosa succede? Succede che il Signore è in un mistero di predilezione, chiama alcune persone a seguirlo più da vicino. Ci sono, chiamiamoli così, i corpi speciali. Allora, immaginiamoci, succede, c'è un attentato oppure una missione particolarissima da svolgere e un ufficiale dice, guardate, c'è da andare qui, c'è questa missione particolarmente pericolosa. Cerco delle persone, cerco dei volontari, siccome è una missione molto rischiosa, molto difficile, cerco dei volontari, delle persone che siano disposte a distinguersi maggiormente, perché questa è una situazione particolarmente importante, attenzione, c'è il rischio della vita, c'è da stare senza mangiare, tanti sacrifici, è un rischio, pericolo, è però una cosa che è necessario fare. C'è qualcheduno che vuole distinguersi maggiormente? Vedete, cari fratelli, come qui si uniscono le ragioni senza la conoscenza certa e la volontà che rimane libera. Vedete che qui non siamo né razionalisti né fideisti. Perché qual è la ragione? La ragione è Gesù Cristo. Gesù Cristo, vedete, questo non è fideismo. Cioè, qui è ragionevole seguire il nostro Signore Salvatore, è ragionevole dire di sì, però vedete ci vuole anche la volontà buona, che sentendo nel cuore questa voce o vedendola da considerazioni esterne, senta questa chiamata, non la sopprima con l'amor proprio e dica sì Signore, io vengo, eccomi. I volontari facciano un passo avanti, eccoli. E vedete perché questa missione è particolarmente speciale. Vedete, allora io comincio a parlare prima, diciamo, della virginità, perché si tratta di un corpo speciale, perché adesso si tende a equiparare la virginità e la castità perfetta alla famiglia, quindi si dice che in fondo la virginità è solo un segno escatologico, che è vero, ma questa espressione viene usata per svalutare, sminuire la virginità. E poi si dice, il Vaticano II ha messo in evidenza il laicato, il valore della famiglia. Allora è vero, attenzione che la famiglia e il laicato sono dei grandi valori, però la virginità consacrata è più perfetta. È più perfetta. E perché è più perfetta? Allora qui non c'è tempo perché nella nostra riflessione non ho tutto il tempo per sviluppare questo argomento, raccomando la lettura dell'enciclica Sacra Virginitas di Pio XII. Però per capire due argomenti, per capire in breve diciamo la speciale perfezione della virginità, della particolare consacrazione, e tra questi consacrati vengono scelti i sacerdoti. Allora, i motivi sono questi. Allora, una cosa è più perfetta tanto quanto è in atto, una cosa è più perfetta tanto quanto raggiunge il fine. Allora, cosa vuol dire? Una macchina è quando è che è perfetta? È perfetta quando va e qual è il suo fine? Quello di andare. Se una macchina a giro la chiave
e non parte, evidente, la macchina non è perfetta. Se invece io giro la chiave, la macchina va e va veloce, raggiunge il fine ed è in atto. Allora, perché la consacrazione verginale è più perfetta? Perché raggiungo prima, in atto, raggiungo il fine, che è quel paradiso dove non si sposano, perché il paradiso è tutto un matrimonio. Perché Gesù dice che il paradiso non nubent, non si sposano. È perché quell'unione con Dio, perché il matrimonio consiste nell'unione con Dio attraverso un tu particolare, che è il coniuge. Nella verginità consacrata si salta un passaggio. C'è quest'unione dell'anima con Dio, l'unione tra di noi, che sarà in paradiso così forte che non c'è più bisogno del coniugio, del matrimonio, perché c'è già la res è contenuta nel sacramentum del matrimonio, questa perfetta unione con Dio, perfetta unione tra di noi, tra interpersonale, c'è già. E per quanto riguarda la fecondità del matrimonio, sì, è una famiglia numerosa, è il massimo, ma la fecondità soprannaturale, che assomiglia alla fecondità della Madonna Santa, Santissima, Vergine, prima, durante e dopo il parto, che però sotto la croce Gesù ha detto: ecco tuo figlio, e l'ha costituita madre di tutti i credenti. E allora vedete, non c'è stata mai una maternità così feconda come la maternità verginale della Madonna, e così non c'è una maternità, una paternità così feconda come quella delle persone consacrate che si uniscono alla maternità della Madonna Santa. E così, come dice Isaia, i figli della sterile sono di più della maritata. E dirà, guardando i suoi figli, chi mi ha generato costoro? Chi mi ha generato costoro? Ecco, allora questo al di là della metafora del corpo speciale, perché chi si consacra è un corpo speciale. Corpo speciale perché è più perfetto, perché arriva in uno stato di perfezione. A cui, vedete, è chiaramente poi bisogna corrispondere alla propria forma. Come per usare un paragone di Santa Teresina, ci sono due bicchieri, uno più piccolo, uno più grande, e bisogna riempire questi bicchieri. Allora può darsi che ci sia un bicchiere più piccolo pieno e un bicchiere più grande mezzo vuoto, ma ciò non toglie che il bicchiere che c'è è un bicchiere più grande, e il bicchiere più grande è lo stato di particolare, perfezione, lo stato di particolare consacrazione. Ecco, cari fratelli, allora a questo punto è quando ci sono certi segni nella nostra vita, certi segni, un certo amore alla messa, vedendo nella consacrazione, vedendo un buon prete confessore, vedendo la Santa Messa, l'anima sente un richiamo interiore. Allora l'anima vede, in qualche maniera, sente che è Gesù Cristo che chiama, riscopre, in questo pensiero eterno, questo amore eterno, e vede che questo amore eterno in qualche maniera cala in una situazione concreta e particolare che è la mia vita. E allora qui non ho la dimostrazione necessaria, perché mi ci vuole la buona volontà, ho la ragione, vedo Cristo, e Cristo mi ha affascinato, come dice San Paolo, sono stato afferrato da Cristo. Ecco, tutto il resto l'ho ritenuto spazzatura, non ho voluto altro che conoscere che Cristo crocifisso, michi autem porter gloriari niso in cruce dopo i nostri Gesù Cristi. Ecco, allora sì, eccomi Signore. Ecco, allora diciamo, adesso però viviamo delle cose un pochettino più pratiche. Cioè, come da un punto di vista pratico, uno potrebbe dire: Don Alfredo, tu hai parlato delle cose teoriche, ma io vorrei sapere proprio nella mia vita qualche segno più concreto che sono chiamato al sacerdozio o a una vocazione, verginale. Allora, sempre usando le regole del discernimento degli spiriti di Sant'Ignazio, vediamo alcuni segni più concreti. Allora, vedete,
Già quando dico discernimento, a qualcuno cominciano già a innervosirmi, e anche io faccio fatica a dire questa parola perché adesso è abusata. Perché oggi con discernimento si intendono le contorsioni del io penso, soprattutto di Kant, quelle contorsioni per riuscire a chiamare bene il male, per poter fare i propri comodi, mascherando il male con il bene, allora viene chiamato discernimento. Allora no, invece discernimento è, allora, Romani 8,14, sono figli di Dio quelli che si lasciano guidare dallo Spirito. Allora quindi quando ci viene qualche pensiero, questo pensiero viene dallo Spirito, dal nostro maestro interiore, o viene dalla volontà propria? Questo è l'oggetto del discernimento. Cioè quando ci viene un pensiero, da dove viene? Qualcuno bussa alla porta, prima di aprire dico chi è? E questo è il discernimento. E quindi non capire quello che un assoluto morale, cioè quello che è sempre peccato, che è sempre male, e capire, mascherare, mentire a me stesso in maniera da battezzarlo come bene. No, questo non è discernimento. Il discernimento è ho un certo pensiero, viene dallo Spirito Santo o viene dalla mia volontà propria, e quindi dal piano di sotto, dal demonio. Allora, Sant'Ignazio, adesso qui il tempo è poco, quindi non posso dilungarmi, però diciamo chiama consolazione, allora lui dice quando siamo consolati di solito parla lo Spirito Santo, e bisogna seguire i pensieri quando siamo nella consolazione. Però la consolazione non è solo quando ci si scioglie l'anima, che sentiamo il brivido nella schiena, nella preghiera, quando il Signore si degna come dice il profeta Osea, lo attirerò nel deserto, parlerò al suo cuore, gli farò toccare la mia guancia. Allora non è solo questo, che ben vengano, grazie al Signore, quando si dà queste consolazioni. Per Sant'Ignazio, nella regola di discernimento, numero 315 e 316 degli esercizi, chiama consolazione, dice: finalmente chiamo consolazione ogni aumento di carità. Ogni aumento di carità. Quindi un pensiero, cioè allora mi viene l'idea di farmi sacerdote, considero la messa, perché prete no? Signore, cosa vuoi che ti faccia? Perché suora no? Perché? Fammelo capire. Allora cosa succede? Se attorno a questo pensiero, è un pensiero, vedete che è necessaria la guida spirituale, avere un padre spirituale, il discernimento non è mai fai da te, non è mai teach yourself, attenzione, la scrittura, chi dirige se stesso è diretto da uno stolto, bisogna pregare per avere un buon padre spirituale, perché dice sempre la scrittura, la sapienza si trova presso quelli che chiedono consiglio, quindi non nel consigliere, ma in chi si umilia a chiedere consiglio a un altro. E anche San Pio da Pietralcina, che sapeva di tutti quando arrivavano vita, morte e miracoli, ne sapeva più della persona che veniva a confessarsi, però anche lui stesso aveva bisogno di un padre spirituale. Però quindi quando con l'aiuto di un padre spirituale vediamo che attorno a un pensiero aumenta la carità. Aumenta la nostra intesa in senso buono, produttività, cioè lavoriamo meglio per il Signore. Allora uno studente che attorno a questo pensiero dà più esami, va meglio a scuola, riesce a fare più apostolato, a studiare di più, a leggere di più, attorno a questo pensiero, mi farò sacerdote. Allora, attorno a questo pensiero pure, mi farò suore. E quindi nel frattempo, però, in questo momento, adesso ci sto ancora pensando, nel frattempo però studio, lavoro, faccio il mio lavoro. Allora questo lavoro, il lavoro va meglio, lo studio va meglio, perché ci sono i doni dello Spirito Santo, della scienza, dell'intelletto, della sapienza, che aiutano, il consiglio, che aiutano a lavorare meglio, a studiare meglio. Allora si vede un certo aumento. Brontolavo sempre, giudicavo, parlavo sempre male del prossimo, mi sono accorto che da quando pensa questo è pettegolo un po' meno, esempio. Allora vedendo questo processo, che è un processo in salita, è un aumento di carità, allora io posso capire che quel pensiero è un pensiero positivo. Allora, guai se uno dicesse, ecco, non riesco negli studi, allora mi faccio prete.
e non ritorno in studi, allora mi faccio prete. Allora, vedete, ecco, questo è molto importante. Se invece, attenzione, uno dicesse, ah ecco, mi faccio sacerdote, quindi è inutile chiedere gli studi, tanto a settembre parto, e vabbè, è inutile chiedere l'esame, quell'esame lì, tanto vado da un'altra parte, vado da quell'altra, è inutile che studi, è inutile che lavori, adesso mi prendo una settimana di vacanza, un mese di vacanza, e uno sta sulle spalle dei genitori, oppure ozia per un certo periodo perché tanto si deve consacrare, allora se c'è questo peggioramento, attenzione, questa idea di vocazione è una tentazione sotto apparenza di bene. E quindi il principale segno dell'autenticità della vocazione, cioè di questa chiamata da parte del Signore, è quella che attorno a questa chiamata c'è un aumento di carità, è collegata con un aumento di carità, uno fa meglio il proprio dovere. False obiezioni contro la vocazione. Uno può pensare, perché è attirato molto dall'altro sesso, e questo è un istinto buono che il Signore ha creato, però purtroppo questa attrazione, diciamo a causa del peccato originale, e le passioni disordinate la portano male, cioè fanno sì che questa attrazione purtroppo sia vissuta in modo disordinato, almeno nei pensieri, nelle tendenze, e bisogna frenare la nostra concupiscenza. Allora uno pensa, mi sono troppo attratto dall'altro sesso, sono troppo attratto, ecco, allora attenzione cari fratelli, il fatto, diciamo, al Signore non si fanno regali da poco, cioè guai se uno dicesse tanto non mi piacciono le donne allora mi posso fare sacerdote o tanto meno, non me ne importa niente. Attenzione, anzi, questo qui è un pensiero pericolosissimo. Attenzione, perché solo una volontà forte, può amare molto il Signore. Le passioni forti ci permettono di amare di più il Signore. Cioè, attenzione, le passioni, cioè noi siamo fatti di anima e di corpo, e c'è l'anima razionale, ma c'è anche l'anima sensitiva con le nostre passioni. E allora queste passioni, cioè noi non è che dobbiamo amare il Signore solo con la volontà razionale, sillogismo, il Signore è buono, infinitamente amabile, quindi io lo amo, bip, è come un computer, no, noi abbiamo un cuore, abbiamo una carne, dice la scrittura, anche le mie viscere devono lodare il Signore. Allora il fatto di avere delle passioni forti indica la possibilità che noi abbiamo di amare ancora più fortemente il Signore, di più il Signore, perché non l'abbiamo solo con l'intelligenza ma con tutto noi stessi, con il cuore. E Gesù, vedete, ci appare con il suo cuore, perché lui ci ha amato con un amore non solo razionale, cioè un amore veramente divino, umano, ma pienamente umano. Quindi il Signore ha palpitato con il suo cuore e noi dobbiamo palpitare con il nostro cuore per il Signore. E se abbiamo un cuore debole che non palpita, come possiamo amare il Signore? Allora sentiamo un'attrazione verso l'altro sesso, allora attenzione, questa attrazione è un segno che dobbiamo sposarci, allora lo valutiamo. Però non è una controindicazione alla vita, diciamo, alla vita sacerdotale, alla vita di consacrazione. Ecco, io ho detto, diciamo, le cose pratiche. Adesso un'altra domanda che di solito viene: chi è chiamato dal Signore a una vocazione di particolare consacrazione e risponde di no, si danna o non si danna? Il rischio di andare all'inferno perché non segue il Signore? Allora, per rispondere a questa domanda faccio un esempio che mi è stato raccontato tanti tanti anni fa da un vecchio padre spirituale, e lui mi raccontò questa storia. Mi dice, vedi, tanti anni fa dovevamo andare a predicare un corso di esercizi, eravamo in tre sacerdoti e un fratello assistente, e dovevamo andare da una città a un'altra. A un certo punto uno dei confratelli disse, passiamo di là, perché conosco una scorciatoia che arriviamo prima. Allora la strada attraverso quella scorciatoia era più corta,
Però c'era un inconveniente, non c'erano distributori di benzina perché era una strada di campagna senza distributore di benzina. Per cui i padri dovettero farsi a piedi diversi chilometri, arrivarono tardissimo, più tardi arrivarono alla destinazione. Allora vedete, cari fratelli, quando il Signore ci chiama, se ci chiama è perché quella strada che Lui conosce da tutta l'eternità, radicata nel suo amore eterno, è quella più sicura, più veloce per arrivare al paradiso. Poi l'altra, se uno ama il Signore, allora per esempio il giovane ricco che è andato via triste, si è dannato? Non si sa, però sicuramente ha tribolato di più che se avesse seguito il Signore, sicuramente ha tribolato di più. E vedete, la mamma di San Giovanni Bosco diceva a San Giovanni Bosco, ricordati che quando San Giovanni Bosco entrò, cioè partì per insomma, decise di essere sacerdote, dice, ricordati che tu avrai da soffrire in quanto sacerdote unito a Gesù Cristo, vittima sull'altare, avrai da soffrire di più, anche se non scegli il sacerdote. E allora, com'è la storia? C'è più sofferenza o meno sofferenza? Allora, sicuramente chi è sacerdote, chi si consacra in quanto unito a Cristo, non c'è altro Cristo che Cristo crocifisso, quindi unirsi di più a Cristo vuol dire unirsi alla sua morte, e se saremo uniti a Lui con una morte simile alla sua, la saremo anche verso la sua risurrezione. Questo è chiaro. Però, attenzione, abbiamo la stazione di servizio. Esempio, il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio. Cioè abbiamo sicuramente tanti aiuti, tante grazie, che se non scegliamo la nostra vocazione non abbiamo, non avremo. Ecco, cari fratelli, ecco. E poi vedete, il Signore è da sempre il modo di riscattarsi, il modo c'è sempre. Quindi chi non sceglie, chi teme, chi ha paura di seguire il Signore, chi davanti a questo appello generoso, a questo appello di Gesù Cristo, ha paura e poco generoso, non si danna. Però attenzione, tribola di più, non è assolutamente più furbo, ci sono meno aiuti. Ecco, questa è un'altra domanda pratica che a volte giustamente mi viene rivolta. Ecco, allora, ecco, quindi vedete, cari fratelli, che ci sono le ragioni per una scelta generosa, e anche se queste ragioni non sono una dimostrazione, ma richiedono un cuore che sia persuaso di queste ragioni, che è l'amore di Cristo. Come dice San Paolo, l'amore di Cristo ci spinge, cioè ci circonda da ogni parte, al pensiero che uno è morto per tutti, in lui tutti sono morti, E adesso concludo con una preghiera di Sant'Ignazio, perché Sant'Ignazio nell'esercizio spirituale della chiamata del re immagina, dice, diciamo, di adesso cerco il passo esatto nel libretto. Allora, davanti ecco il Signore che dice, chi mi vuol seguire più da vicino? Dice Sant'Ignazio, considerare coloro che vorranno maggiormente affezionarsi e segnalarsi al servizio totale del loro Re Eterno e Signore Universale, non solamente offriranno le proprie persone alla fatica, ma anche, agendo contro la propria sensualità e il proprio amore carnale mondano, faranno un'offerta di maggior valore, dicendo: Eterno Signore di tutte le cose, io faccio la mia offerta col vostro favore e aiuto, davanti alla vostra maestà infinita, davanti alla vostra madre gloriosa, tutti i santi della corte celeste. Quindi lo Sant'Ignazio immagina di vedere il cielo aperto con Gesù Cristo, con tutti i santi, tutti i santi del paradiso che sono lì. E allora noi siamo, non è una cosa, diciamo, vis-à-vis tra noi e il Signore, una cosa dove c'è la nostra miseria, la nostra debolezza e la maestà del Signore, no, c'è tutto il paradiso. E io dichiaro che io voglio e desidero la mia decisione deliberata
purché sia vostro il maggior servizio e lode, di imitarvi nel patire ogni ingiuria, ogni disprezzo, ogni povertà reale come spirituale, se la vostra Santissima Maestà mi vorrà eleggere e ricevere in tale stato di vita. Ecco, Signore, io non ho la dimostrazione razionale, ma ho l'argomento persuasivo che il tuo cuore è sacratissimo. E allora, siccome il tuo cuore è sacratissimo, è stato un cuore povero, disprezzato, umiliato, ecco, Signore, io desidero, se vostra volontà, e se io in questo non vi offendo, io desidero seguirvi. Allora, vedete, su questa disposizione di fondo, seguirvi dove? Nel matrimonio, perché anche il santo sposato segue Cristo crocifisso nel matrimonio, nella vita religiosa, nella vita consacrata. E allora ognuno di voi sa la risposta, perché è una risposta del Signore. Però la risposta fiorisce in questo terreno di generosità, di un cuore generoso, di un cuore innamorato, persuaso, dal cuore adorabile del nostro Signore, Salvatore, Redentore Gesù Cristo. Ecco, cari fratelli, allora rimaniamo qui davanti a questo cielo aperto, davanti al Signore, davanti a tutti i santi, il Signore che dice: chi vuole segnalarsi? È mio desiderio conquistare la terra, strapparla dal demonio. Potevo farlo da solo, ma mi servo anche di te. E con le tue sofferenze, le tue croci, la tua voce, perché io ti ho chiamato all'essere, ti ho chiamato all'apostolato, ti ho chiamato alla fede, adesso ti chiama alla gloria. Allora vuoi seguirmi? Sivis, vuoi? Sei sufficientemente persuaso? Ecco, allora adesso diamo uno sguardo alla Madonna, al suo cuore immacolato, e poi diamo la risposta, quella risposta che il cielo attende da noi. Pensate, il cielo, che non ha bisogno di nulla, attende la nostra risposta. Diamogliela in ogni modo, qualunque stato di vita il Signore ci chiami, diamogliela con generosità. Cari fratelli, sia lodato Gesù Cristo, vi abbraccio tutti, eppure indegnamente vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria e avanti con la Madonna. Sia lodato Gesù Cristo.